colleghiamo con la Palestina e dovremmo essere già collegati con Virginia Fiume. Virginia, ci ascolti? Io vi sento, ciao. Perfettamente. Ciao Virginia. Riusciamo anche a vedere il video? Vedo che il video si sta avviando. Se riusciremo ad avviarlo bene, altrimenti lo faremo solo in audio. Questo collegamento con la compagna Virginia Fiume. Compagni che sbagliano. No, non esistono compagni che sbagliano. Ecco, è arrivato anche il video e si vede molto bene, perfettamente. Allora, Virginia, abbiamo voluto intitolare questa trasmissione qui Palestina. E diciamo, abbiamo anche parlato, diciamo, di un appello alla cui formulazione hai contribuito anche te. Spiegaci un poco questo appello, a chi era rivolto, il motivo per cui è stato creato e quali erano gli obiettivi sostanzialmente. Allora, l'appello è nato da tutto è nato sulla mailing list Tiagra, nel senso che a cui io sono iscritta durante l'esperienza della web TV, diciamo. Certo. E praticamente Matteo Angioli ha mandato nella mailing list Tiagra un invito, una comunicazione che avrebbe partecipato a questo viaggio organizzato anche dall'ambasciata israeliana a Roma. Certo. E quindi con annesso anche il programma di questo viaggio. Io mi sono permessa di ho guardato il programma e il testo e poi mi sono permessa di condividerlo con altri ragazzi italiani che si trovano qua nella zona di Betlemme prevalentemente, e senza fare troppa fatica ci siamo resi conto che era un viaggio che avrebbe ovviamente, essendo organizzato dall'ambasciata israeliana, invitato questi giovani politici italiani in varie località, sia per far conoscere la cultura, quanto diceva l'appello, israeliano-ebraica, sia incontri un po' più ufficiali dal Ministero degli Affari Esteri a istituti di ricerca scientifica, tecnologia militare, insomma un quadro abbastanza ampio della società israeliana, società che è anche fortemente militare, legata anche agli aspetti militari. Quello che noi abbiamo scritto è stato un invito a questi giovani politici Matteo mi aveva anche detto che avevano aderito a questa iniziativa politici di tutti i partiti, tranne la destra perché non invitati e la Lega per impossibilità a partecipare. Quindi con altre persone che erano qui, che sono qui, appartenenti a qualunque realtà politica, sociale, varia, soprattutto cooperanti e volontari, abbiamo deciso di fare questo appello a questi giovani politici invitandoli a notare chi sarebbero stati gli assenti nella loro visita, ovvero i palestinesi, e a partecipare a una delle svariate iniziative che ci sono qua nei territori occupati di, chiamiamolo turismo politico, chiamiamolo turismo responsabile, chiamiamolo contatto con la società civile locale. È una lettera molto in nome del fatto che il popolo palestinese vede i suoi diritti umani violati e quindi ritenevamo giusto dare che questi politici giovani ascoltassero le voci di chi quotidianamente qui in Palestina, ma anche all'interno della società civile, della società israeliana, si occupa di lottare per i diritti umani del popolo palestinese. Più o meno la sintesi è questa. L'appello, avevo messo il link sul blog, però ve lo posso girare abbastanza in fretta. Lo possiamo mettere nella chat eventualmente se qualcuno lo volesse leggere. Ho fatto subito. Esattamente. Questo è il senso dell'iniziativa, un appello piuttosto semplice, direi, con un taglio anche abbastanza neutro per alcune delle persone che l'hanno sottoscritto. Cioè una chiamata a vedere coi propri occhi la realtà qua in Palestina. Qual è stato l'esito di questo appello? Allora, l'esito in generale, come gruppo che l'ha promosso, ha ricevuto moltissime adesioni. Quello che per me è stato problematico, e che immagino sia anche lo scopo di questa nostra, certo, di questa nostra chiacchierata, è stata la reazione nella mailing list Tiagra, che, come sappiamo, non rappresenta nessuna realtà radicale in particolare, però d'altra parte contiene anche delle voci autorevoli. È una mailing list, quindi chiaramente chi scrive, dirigente o meno, si assume la responsabilità di ciò che scrive, naturalmente. Anche piuttosto, e qui e poi arriverò magari anche a delle spiegazioni su perché compagni o non compagni, con un nome che secondo me è molto importante. Infatti,
ha un certo significato, è legato anche al concetto di verità. Certo. Quindi io le risposte sono state di vario tipo, alcune sono state di magari condivisione di alcune dell'invito, ma non magari del contenuto politico del testo, perché comunque in effetti è un testo abbastanza semplificato che non prende in considerazione il contesto israelo-palestinese rispetto allo scenario più ampio del contesto medio orientale, che non contiene conto di moltissimi elementi di geopolitica, e noi che l'abbiamo scritto ce ne rendiamo tutti per motivi diversi perfettamente conto e magari anche con delle sfumature diverse. Quello che a me ha fatto molto pensare è stata la reazione di altri che invece che criticare il contenuto politico hanno detto che era assolutamente non condivisibile, che era un appello estremista, che nel mio inviarlo alla mailing list radicale io mi rivolgevo anche, senza citarlo esplicitamente, ma al direttore di Notizie Radicali, perché ho scritto: magari lo si può pubblicare su Notizie Radicali per aprire un dibattito, non certo per sottoscriverlo, però per parlare di questa cosa. E le reazioni sono state molto dure, fino a, in alcuni punti, a negare anche il contenuto e la veridicità delle cose che c'erano scritte, tipo la violazione dei diritti umani che subiscono i palestinesi. Io questo, come radicale, come ognuno è radicale a modo suo, con delle sfumature diverse, l'ho trovato scorretto. Lo trovo, cioè, scusate, cioè, mi fa pensare che non sia il posto giusto per me. Quella mailing list sicuramente no. E sicuramente anche non il Partito Radicale o Radicale Italiano, o qualunque articolazioni in modo strutturale organizzato che costituiscono la galassia radicale. Beh, sono parole molto dure quelle che dici, Virginia, e io comprendo soprattutto la grande sofferenza con cui le stai dicendo, e di questo sicuramente bisogna dartene atto. Chiaramente io credo che si tratti di un percorso, il tuo è un percorso come per ognuno di noi, credo che sia un percorso, quello, anche quello politico, no? È un percorso che ciascuno di noi nella vita intraprende, basato sulla propria conoscenza di sé e degli altri. Però io non sono così convinto, scusami, perdonami, poi chiaramente non voglio entrare nella tua intimità, però visto che ragioniamo su un piano politico, non sono così convinto, è andata via la luce a casa di Gianni, si è fulminata la lampadina, visto? E io sono da fuori invece nella mia foto in realtà. Sì, è venuto un fermo immagine incredibile, sorridente comunque sei, quindi, stavo dicendo a proposito del percorso, però io non credo che il contenuto di quell'appello, o anche finanche il ritenere che i diritti umani dei palestinesi possano essere violati in qualche modo, sia qualcosa di incompatibile con l'essere radicale. P proprio perché l'essere radicale non, non è, cioè il partito radicale, almeno io l'ho sempre vissuto così, e immagino che così sia per molti, non è un partito né ideologizzato né ideologizzante. E proprio perché questo discorso della tessera che si rinnova ogni anno, dell'obolo, del percorso di stare insieme, del partito autobus, se vuoi, no? Perché una volta Marco Pannella anni fa descrisse appunto il Partito Radicale come un autobus sul quale si sale, si può scendere, si può risalire, eccetera. Oppure si possono prendere più autobus adesso parlando della galassia radicale. Non credo che questa rottura tra te e la mailing list Satya Gra, e poi non so fino a che punto possa dirsi rappresentativa del reale dibattito politico che è in atto anche su questo tema all'interno dell'area radicale, sia tale da determinare addirittura una rottura così profonda fino al punto da non poterti più riconoscere, non dico i radicali italiani, ma nel Partito Radicale Transnazionale. Non lo so, come la vedi? Cioè, spero che queste mie parole ti aiutino, almeno io. Cioè, ci aiutino a riflettere meglio su questa tua decisione, ad Allora approfondirla quantomeno. no, certo, io questo discorso che tu fai è quello che crea in me comunque la fatica di fare una scelta radicale nel senso netta. Sicuramente è vero il discorso che è un partito non ideologico, non ideologizzato. È vero che uno può scegliere, condividere delle battaglie e non condividerne altre, eccetera, eccetera. Però parlando anche solo del partito, io per esempio quest'anno avevo pensato, invece che iscrivermi a Radicali Italiani, io sono sempre stata iscritta a Radicali Italiani, ma
avevo pensato di iscrivermi al partito transnazionale, soprattutto per l'addizione transpartito, che a me affascina molto, perché, vabbè, per un discorso che adesso, vabbè, però per il discorso della transpartiticità. No, facciamolo questo discorso, è Nel importante. senso che a me, io credo che per dare più forza alle iniziative, il modo migliore da utilizzare sia quello di far convergere forze anche diverse, e farlo in un modo che si avvicina di più a quello di un movimento rispetto che a quello di un partito. Nel senso che veramente nel momento in cui un partito è veramente transpartito, ha la possibilità di raccogliere voci di quella che a me piace chiamare società civile, poi anche all'interno dei radicali c'è dibattito anche sul termine società civile, però lasciatemelo passare. Con le In modo che... virgolette te lo faccio passare, no? Era una Grazie. battuta la mia, ovviamente. Però insomma, quindi mi affascinava questo discorso del partito, quindi questo qui sarebbe stato l'anno dell'iscrizione al partito transnazionale. Però, perché lo riallaccio alla questione israelo-palestinese? Perché per me a questo punto la decisione diventa ancora più significativa. Perché nel preambolo allo statuto del Partito Radicale Transnazionale ci sono delle frasi che poi, quando si viene a parlare della questione israelo-palestinese, vacillano. Non come linea del partito, che non so bene quale sia sempre, però come verbalizzazione e vocalizzazione di certe cose. Le frasi principali che a me, quando poi le riaglancio alla questione israelo-palestinese, alle possibilità che vengono presentate da noi, sono il riferimento all'imperativo non uccidere, neanche in caso di legittima difesa, Certo. e quando si viene a parlare di Israele, questo imperativo diventa un po' meno imperativo. E il riferimento alla dichiarazione dei diritti dell'uomo. Perché? Perché alcune persone, e qui ancora devo fare riferimento alla mailing list Telegram perché è l'unico spazio di dibattito che ho avuto fino adesso, e anche alcune discussioni di mozioni a livello locale o anche di chiacchierate, perché poi il personale è politico e quindi per me una chiacchierata con un radicale è una chiacchierata politica in ogni caso. Ecco, la se noi nel preambolo dello statuto del partito si fa riferimento alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e poi pensiamo a come è nato lo Stato di Israele, su quali basi, con che distruzione, pulizia etnica del popolo palestinese, che va riconosciuta secondo me, perché poi si possa fare un discorso più ampio, più complesso, con possibili soluzioni. Se vengono negati questi, togliamo la pulizia etnica e parliamo solo di diritti umani allo stato attuale delle cose, il muro, la costruzione del muro che è dichiarata illegale dalla Corte Internazionale di Giustizia, la libertà di movimento, la politica di permessi per muoversi da una parte all'altra, all'interno della stessa società israeliana i diversi livelli di residenza e di cittadinanza che vengono dati a seconda che un cittadino israeliano sia ebreo o sia arabo. E una serie di cose su cui poi se volete approfondiamo. Nel momento in cui qualcuno non riconosce queste cose, io penso che il Partito Radicale per me non può essere neanche un autobus, perché se io anche mi sento così, questo è quello che sento io penso che se anche mi mettessi a lavorare su certe questioni, non troverei un terreno autobus per me in qualche modo, cioè che non mi aiuterebbe a concretizzare una battaglia che per me in questo momento è una cosa molto importante. Inoltre, e chiudo, il discorso è che per me la lettura della questione israelo-palestinese incarna anche altri discorsi politici, dal discorso economico, dal discorso sociale, che mi rendo conto che in cui io sono lontana da certe letture radicali. E quindi credo che per il momento io non mi possa più ritenere, cioè non ho più voglia di investire nella vita radicale come partito e come movimento, sostengo sicuramente certe iniziative, penso che ne so, la cosa che ha fatto Agorà Digitale sulla la delibera dell'Agcom è da sostenere, in quell'occasione io ho dato i miei 20 euro all'iniziativa, per dire, o se ci fosse una manifestazione io mi trovassi a consiglio di partecipare, magari ci parteciperei, però non mi sento di fare quel passo di condivisione to più totale. Perché secondo me ci sono delle incoerenze sulla questione israelo-palestinese che non si articolano né in una linea, ma nemmeno in una non linea. E per me certi elementi sono troppo, troppo importanti. Non so Gianni, se viva. sì, è stata chiarissima, sei stata. Gianni, non si sente più Gianni, non ti si sente.
intanto che Gianni risolve. Mi senti? Sì, adesso sì. Ah, scusate. Dunque, la questione è particolarmente delicata. Fatalmente, quando si parla di Israele, purtroppo, certi assunti che sono validi per molti discorsi di base, molti direi postulati del parlare e dell'opinare politico, non valgono più. Questo è, purtroppo è vero, l'ho registrato anch'io più di una volta. E ci si fanno nemici molto spesso. Per esempio, la semplice indistinzione tra antisemitismo e antisionismo, purtroppo, è una cosa che non è stata superata, non è superata, ed è invece molto importante. Io sulla vicenda, se parliamo delle comunità, della collettività, cioè delle persone comuni, secondo me, dal mio punto di vista, assolutamente disinformato, per carità, per quanto possibile, insomma, informato parzialmente. Rilevo che entrambi queste due comunità di persone, sia quella degli individui di religione ebraica, perché di popolo ebraico, o al limite diciamo gli israeliani, perché di popolo ebraico penso che ormai sia anche questa una cosa da superare. Su questo anche Slobo con un libro, L'invenzione del popolo ebraico, sarebbe interessante leggere. Penso che entrambe queste collettività siano in mano attualmente a dei gruppi, dei ceti di potere, delle partitocrazie interne appunto al potere, che sempre più purtroppo rendono impossibile una soluzione pacifica o perlomeno ragionevolmente sostenibile. In fatto di diritti, di rispetto dei diritti umani e di coesistenza, da una parte in Israele, insomma, è evidente che una politica nazionalista ha preso il piede e non mi sembra che sia foriera di grandi risultati, se non appunto neanche per coloro appunto che sono i nipoti, figli, nipoti, pronipoti dei sopravvissuti per la Shoah, dalla Shoah. Dall'altra parte, gli integralismi religiosi purtroppo la fanno da padrone per quanto riguarda i ceti di potere, la rappresentanza nei ceti di potere nell'autorità palestinese. Okay. Io penso che, come da una serie di anche piccoli studi o rilevamenti che ovviamente non vengono mai resi pubblici, la popolazione, la gente comune, non sia più tanto in linea con qua ci sta un antifurto, penso che adesso fra poco passerà, non sia più tanto solidale con questi gruppi di potere. Hamas e il Fatah, con cui si identificavano tutt'urto fino a qualche tempo fa, tutto il popolo palestinese, Gaza, ok, non credo che abbiano più un grande ascendente, se non sicuramente non come prima nella collettività palestinese. D'altra parte, il ceto appunto politico. Ecco Gianni, scusa un attimo, però Dimmi. io va benissimo, vanno benissimo tutte queste considerazioni. Sì. Però io ci tenevo a Sulla questione, sull'appello, tu sulla dici? questione Sì. proprio quasi Sull'appello, non guarda, personale, sull'appello cioè per io. come Gilla sta vivendo questo Sì. momento, no? Penso che sia una cosa Sull'appello io sono importante. assolutamente. Perfetto, sono assolutamente solidale. Io ricevo subito il tuo richiamo all'ordine. Sono assolutamente solidale perché io penso che se ci si vuole informare delle vicende che si verificano su un'area, bisogna esplorarla in modo completo ed esaustivo. Mi viene da pensare adesso così al volo a una visita in carcere telefonata e accompagnata dal direttore, che insomma è senz'altro poco rappresentativa per interesse del direttore o della situazione carceraria, parlo in Italia, poco rappresentativa magari delle condizioni reali. Se ci si vuole informare, e sappiamo che i radicali quanto sono sensibili per quanto riguarda l'informazione sulla situazione delle collettività che insistono su questi territori, bisogna fare degli viaggi senz'altro non organizzati o perlomeno ispirati o insomma completamente autonomi da quelli che sono ambienti governativi, filogovernativi, diplomatici e così via, insomma,
quindi mi trovo assolutamente solidale, e questo anche a rischio di andarsi a, tra virgolette, non sporcare le mani, cioè ad andare a sfiorare degli ambienti contigui che certo non ci appartengono, che sono integralisti nell'altro senso, ambienti, non so, come potranno essere quelli là che di Arrigoni o di altri integralisti che erano molto, molto forti e schierati contro Israele, contro questo, appunto, con questo, contro lo Stato di Israele, contro lo Stato di Israele. Però bisogna informarsi, bisogna scendere in campo e anche vedere tutto il più possibile in modo autonomo, e questo appello io l'ho letto, mi sembra assolutamente condivisibile, non oltraggioso in nessun modo, a meno che appunto non si stimolino delle qualche suscettibilità preconcetta, il che non mi sembra un metodo, se posso dirlo opinando inutilmente, un metodo radicale, insomma. Comunque Gilla, Virginia volevo dire questo, cioè io non credo che i radicali abbiano mai preso posizione a favore o contro qualcuno. Hanno preso sulla questione israelo-palestinese. Hanno preso posizione a favore della libertà, della democrazia, dei diritti umani. Ora è indubitabile che, e tutte le volte che si è parlato di Israele dell'Unione Europea, si è parlato di Israele e Palestina dell'Unione Europea. Quindi non si è mai parlato solo di Israele. Proprio perché volevo chiederti a questo proposito, se non ritieni che, diciamo, è una questione aperta, diciamo, c'è forte dibattito all'interno della radicale su questo, però tutti riconoscono che effettivamente Israele ha assunto nel corso del tempo, nel corso della storia, anche certe posizioni per difendersi anche da attacchi che subiva, attacchi militari, attacchi terroristici, essendo l'unico baluardo della democrazia in quel settore del pianeta, insomma, in quel settore geopolitico. E non pensi che una riflessione dovrebbe farsi anche sul fatto che per non so quanti anni l'OLP, cioè l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è stata, virgolette, governata da un tale che si chiamava Arafat, che ha vinto anche il premio Nobel per la pace, ma che in realtà per anni ed anni è stato il mandante di attentati terroristici? E non pensi che la prima vittima di queste scelte terroristiche di questo tipo sia proprio il popolo palestinese, che è stato ed è continuamente strumentalizzato proprio per fini politici da altri paesi come la Siria, l'Iran, o fino a poco tempo fa anche quelli, insomma, Al-Qaeda, tutti, insomma, i terroristi, diciamo, i paesi terroristi, dittatoriali o terroristici. Non pensi che possa essere questa una lettura anche? Allora, secondo me, visto che non abbiamo tantissimo tempo, lascerei un attimo da parte gli altri paesi arabi, che hanno sicuramente delle responsabilità, quali sono anche, un esempio, sono le condizioni di vita dei profughi, dei rifugiati palestinesi nei paesi tipo il Libano, tipo la Siria, tipo la Giordania stessa. Quindi questo è un aspetto che sicuramente è importante. Vorrei, per rispondere alla tua domanda, richiamarmi a un... che mi sono riletta anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, a cui fa riferimento il preambolo del partito, dello statuto del partito. Sì. E cioè nel preambolo della dichiarazione... Ma mi piace il fatto che tu stai facendo questa scelta proprio testi giuridici alla mano, questa è una cosa che apprezzo molto. Molto meritorio. Perché a me è una cosa che è sempre piaciuta dei radicali, è il fatto del diritto. Certo. Ma lo vedi che sei radicale, dai che sei radicale. Non voglio fare la secchiona, però se contesti... Non è fare la secchiona, è fare radicale. Ma non ho capito questa cosa della ex da dove è uscita fuori. Eh? Questa cosa della ex, dove sarebbe uscita fuori, voglio dire. Della ex radicale? Sì. Boh, perché al momento... non lo so, diciamo una radicale... non iscritta, una radicale non sostenitrice, non sostenitrice di cosa? Di radicali italiani? No, del partito. Ah, no, perché mi parlavi del PRT. Esatto. Nel senso, è proprio siccome il partito è la mamma di tutti quanti, in qualche modo... Io sono iscritto al PRT, a nient'altro di radicale, almeno i contenuti...
Io non mi iscriverei al PRT proprio Ah, perché, ok. come mamma di tutti gli altri, non condiziona su questo, non ha una posizione Ah, netta. ecco, ho Secondo me capito, rappresenta un'incoerenza su quelle stesse cose che invece sono del PRT, e questo è il mio ho problema. capito. Ho capito, ho Ma capito. non pensi che invece abbia una posizione fin troppo netta, appellandosi proprio alla questione dei diritti umani, alla democrazia, Aspetta, sì, a non quello che uccidere? volevo dire, appunto, sì, volevo rispondere alle tue domande. La prima era, nel preambolo di questa dichiarazione dei diritti dell'uomo, c'è scritto anche che è considerato indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannia dell'oppressione. Sì. Secondo me, se noi guardiamo anche la storia dell'OLP, la storia della Palestina, forse se noi riconoscessimo, noi come radicali, se venisse riconosciuto il fatto che in questa situazione non abbiamo uno scontro tra due realtà dalla pari forza che si scontrano uno contro l'altra per un pezzo di terra, ma abbiamo, secondo la mia lettura, e comincio a pensare che non è quella, di sicuro non è quella di tutti i radicali, diciamo quantomeno, secondo me se non si riconosce che c'è un oppresso e c'è un oppressore, dove l'oppresso è lo Stato, dove l'oppresso sono la popolazione palestinese, dove l'oppressore è lo Stato di Israele, ma anche, mi permetto di dire, visto che il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini israeliani per 3 anni, anche il popolo israeliano, secondo me, in qualche modo, questa so che è grossa, però è una società fortemente militarizzata, è una società che in tutti i suoi aspetti entra in contatto con tutti i suoi individui, il 70% dei suoi individui entra in contatto con la popolazione palestinese. Comunque è il popolo palestinese quello che ha oppresso, quello che vede fior di risoluzioni delle Nazioni Unite non implementate, fior di legge, la Convenzione di Ginevra non attuata con la presenza degli insediamenti o delle colonie o come vogliamo chiamarle all'interno dei territori occupati. E non stiamo parlando solo di colonie ideologiche, perché anche quelle cosiddette economiche, quelle cosiddetti quartieri di Gerusalemme sono sulla terra fisica che dovrebbe essere di questo ipotetico Stato palestinese. E allora, se noi non riconosciamo che ci sono queste violazioni, noi secondo me come radicali manchiamo. E se siamo così precisi e rigorosi con i carcerati, i tossicodipendenti, tutte le realtà in Italia, se siamo così rigorosi con i tibetani, con i montagnardi, con i ceceni e non lo siamo con i palestinesi, secondo me non è chi chiede all'interno del partito di parlare di queste cose che è quello che nega l'esistenza dello Stato di Israele, ma è l'altro che nega l'esistenza No, del ma popolo palestinese. no, negare la possibilità di parlare di questo penso che sia stupido, quindi No, però soprattutto improduttivo. si è disposta quando uno cerca di fare un dibattito del merito del diritto e invece è che sono fregnacce, di alcuni per carità, è che sono fregnacce, sono cose non sottoscrivibili, c'è un fondo di antisemiti, c'è sempre questa mezza accusa di essere un po' antisemiti, io non Sì. mi sento nel posto giusto, cioè io Virginia non mi sento nel posto giusto. L'ultima cosa è sul discorso dell'Unione Europea. Che se ha un fascino, io so che si parla di Israele e Palestina nell'Unione Europea, è affascinante come visione, però io la critico perché non mi convince il fatto che l'Unione Europea sia la depositaria del diritto e della democrazia e di certe cose e che si dica un confine per cui fino al Giordano è Unione Europea, se ci includiamo anche la Palestina. E quindi ha diritto e democrazia e legalità e tutta una serie di cose, e dal Giordano queste altre persone invece sono meno democratiche, sono meno, dico come individui, come popolazioni, non mi convince. È come mettere un muro in più, cioè sposti il muro invece che dalla Green Line dei confini del 67 lo sposti al Giordano. E questa è Però si tratta anche di essere pragmatici, no? La politica del passo giusto nella direzione giusta, dei piccoli passi al giorno, ogni giorno un passo giù verso la direzione giusta. Quindi evidentemente quello della democrazia è una conquista e una volta conquistata è una banalità questa, però bisogna dirla, non è detto che venga conservata, l'Italia ne è un esempio, ovviamente con le dovute proporzioni. Però voglio dire, evidentemente. Ecco perché io sono convinto che non esiste una posizione ideologica dello stesso PRT, proprio non lo può essere perché non è un partito, il partito transnazionale, transpartito, in quanto transpartito, transnazionale,
non è né ideologizzato né può essere ideologizzante, fermi restando i principi cui si richiama. Quindi, secondo me, la tua decisione, secondo me, è ancora da approfondire, e almeno il consiglio che ti do da amico, da persona che ti vuole bene, non è una minaccia. Pardon, ma colpo di tosse ci stai immancabilmente, però veramente io ti invito ad approfondire meglio la cosa e secondo me tu dovresti fare di questo, non voglio neanche definirlo dissenso, di questo tuo diverso modo di vedere le cose, diciamo così, farne una ricchezza per il partito, cioè donare al partito questo tuo diverso modo di vedere le cose, perché chissà che non serva per Laicizzare il discorso, Sì, ma Roberto. non credo che abbia bisogno di essere laicizzato nemmeno il discorso, non... no, perché evidentemente magari è mancata una riflessione fatta nel modo giusto e fermo restando, insomma, che io personalmente ritengo che la visione della Israele e Palestina, dell'Unione Europea, ma non solo Israele e Palestina, ma anche, diciamo, quanti più stati possibili dell'area del Mediterraneo nell'Unione Europea, non sarebbe altro che da un lato far guadagnare loro, appunto, come hai detto te, democrazia, diritto e legalità, stato di diritto, legalità, democrazia, eccetera, e nello stesso tempo anche l'emancipazione da tutta una serie di tiranni e di oppressioni degli individui e Lo della stanno facendo libertà. da soli Lo senza. stanno, ma va benissimo, lo stanno facendo da soli, senz'altro, però evidentemente, e infatti è quella la direzione. Io sono convinto che, ad esempio, parliamo della Turchia. La Turchia deve entrare nell'Unione Europea, non è un caso che i radicali siano quelli che abbiano. E allora tu immagina un'Unione Europea con dentro la Turchia, Israele, Palestina, non lo so, Egitto, Marocco, Tunisia, cioè veramente diventerebbe un'altra Unione Europea. Un'altra Unione Europea, cioè, e nello stesso tempo quegli stati si emanciperebbero e guadagnerebbero probabilmente una cultura giuridica che nel corso degli anni hanno perso, magari proprio per le oppressioni di cui sono state vittime, sicuramente. Cioè, almeno questa è la mia visione. No, Fatto un piccolo comizietto, però insomma, scusatemi. io cioè, sono certa che è una decisione che devo elaborare anche perché ci sono molte cose delle iniziative radicali che mi convincono al 100%. Però ti dico, per me questa cosa, prima di riposizionarmi, è importante capire perché il fatto che Israele non rispetta delle leggi che ci sono. Perché non è così importante e urgente per i radicali come tantissime altre cose? Beh, Secondo sai, è un po' me. come la questione di quando vi fu la guerra in Jugoslavia. Ma forse il parola non è molto azzeccato, però insomma, da una parte non c'erano tutte le risoluzioni internazionali che andavano a favore dei bombardamenti, però per far fuori Milosevic ci volevano pure i bombardamenti. Là Poi c'è se una. siamo violenti antimilitaristi, cioè mi riferisco di No, va. nuovo al partito, se è un violento antimilitarista o è o non è, come Lo so, direbbe. però Bombardamento evidentemente. di informazione è No, quello. ma non è questo il discorso, cioè nel senso che volevo rifare le risoluzioni internazionali. A parte che tutto è molto opinabile, anche la stessa nascita dello Stato di Israele, cioè è una questione nella quale non voglio introdurmi perché sono un ignorante totale in queste questioni, conosco molto superficialmente. Però, da quel poco che credo di sapere, io ritengo che tuttora l'unico baluardo della democrazia, della libertà, dello Stato di diritto e dei diritti umani in quell'area geopolitica sia lo Stato di Israele, con tutta la sua partitocrazia, le sue contraddizioni, tutto Ecco, se quello mi che vuoi. permetti, volevo Un posso dire una po', cosa su sì, questa dopo. vai, prego. Ecco, allora, questa cosa di questa isola di democrazia e di rispetto dei diritti civili in quest'area del territorio, voglio dire, bisogna cercarla di smontarla da una visione miracolistica. Bisogna un attimino contestualizzare, secondo me, storicizzare, sempre inutilmente, io opino, dal profondo della mia ignoranza. Che sbarcare per come e per quale motivo e come, poi dopo queste sono altre vicende, ma comunque sbarcare in un territorio dove la democrazia non si è mai conosciuta e che da sempre è in preda alle teocrazie, che non sono democrazia, lo sappiamo,
con un know-how di diritti e di cultura anche giuridica e civile europea, che gli si potrà contestare tutto, ma che comunque sia è stata, insomma, nella creazione di democrazie o ragionevolmente di approssimazioni alle democrazie, ha avuto un ruolo nel mondo importante. È chiaro che, insomma, è un paragone storico che non tiene, cioè sarebbe come catapultarsi in mezzo a una tribù amazzonica con un iPad e dire: vedete, voi siete ignoranti e incolti, cioè non lo sapete usare. Allora, è chiaro che la democrazia comporta tutta una maturazione. Noi diciamo sempre, quando vediamo questi immigrati che ci vengono, che sbarcano, quelli che riescono a sbarcare nelle nostre coste e che non diventano cibo per pesci, critichiamo coloro che, come certi politici, dicono che sono persone che lontane dalla democrazia, che sono ignoranti, che so. Invece è possibile anche lì il germe della democrazia, ma è una cosa lenta, una maturazione, non è che in 50 anni si fa, quando purtroppo le teocrazie presenti da molto tempo lottano e lavorano completamente per il contrario. Cioè la scelta, sempre non è inutile parlare il perché, per come è fatta da chi, di quel territorio, era una scelta che si votava comunque sia a un sacrificio, ma decennale direi poco, senso, si protrarrà chissà per quanto, cioè ci si votava ad avere nemici tutto intorno, perché chi in qualche modo porta la democrazia dove la democrazia non c'è, è chiaro, cioè è normale che non so se Gianni, questa cosa, cioè, ho capito il tuo ragionamento, purtroppo io non lo condivido, nel senso che non è una questione di portare la democrazia a dei popoli che non sanno che cosa sia. È, secondo me, il sionismo, per come si è sviluppato, è una forma di colonialismo, cioè una forma di persone che, per carità, con delle ragioni che ci sono rispetto alla condizione degli ebrei durante la diaspora, che le persecuzioni e poi l'olocausto, cioè, per carità, ci sono delle ragioni, se vogliamo trovarle. Però la concretizzazione è una forma coloniale, questa che è in atto, cioè la fondazione, sì, è una forma coloniale che comunque ha un riconoscimento internazionale. Gli stati nell'epoca moderna nascono in questo modo, dopodiché però bisogna anche un po', per una specie di usucapione in qualche modo che copra, diciamo, la nascita di questo stato, accettare che esiste. E comunque sia, certi paragoni e continuare a dire che è un'isola di, sì, è vero, e deve espandere questa sua democrazia, non certo con delle politiche nazionaliste. Però invece, secondo me, non è, cioè, anche la società stessa israeliana va analizzata con attenzione. Secondo me, insomma, è una democrazia per alcuni, perché è una democrazia per chi è ebreo, non è una democrazia per chi è arabo. Chiaro, parliamo sempre di democrazia messa a paragoni con regimi dove è prescritta la pena di morte per chi ruba o per chi è gay, insomma, voglio dire, è tutto sempre una ragionevole approssimazione. È senz'altro un regime, rispetto alle teocrazie islamiche, più rispettoso dei diritti umani, ma con tutti i suoi ovviamente difetti, che prima ti ho detto, uno dei tanti è l'essere vittima di un sistema partitocratico interno e però soprattutto di una scelta nazionalista. Grazie, nei territori palestinesi sono una forma di pena di morte, ok, lo fa l'esercito con una divisa, ma è comunque una forma di pena, cioè, se vogliamo vederla in questo contesto. Guarda, cioè, io adesso non ho notizie, non mi pronuncio su per quanto quello, riguarda, cioè, nel senso, è molto, cioè, insomma, c'è da ragionarci tanto. Per tornare un attimo alla risposta a Roberto, io non credo che no, aspetta, avevo una risposta a Roberto, sì, che è che io non so se ho voglia di investire le mie energie per una lotta interna al partito, capito? Cioè, ma non si tratta di una lotta, ma di una riflessione che può servire proprio per te. Lo so, io è da 2 anni che ci provo e non si smuovono le cose, e io mi rendo conto che uno deve decidere, e io però non mi sembra che ci siano dei margini di ragionamento in cui io non mi ritrovo, cioè non mi ritrovo, perché è proprio una lettura delle cose su cui io non mi trovo. Per quanto riguarda Americano, che ci scriveva in chat e dice che non lo stiamo ascoltando, io credo che alcune delle cose che abbiamo detto siano delle risposte, nel senso che il discorso delle classi dirigenti che sono separate dalle popolazioni è un ragionamento, cioè un conto sono i popoli e un conto sono le classi dirigenti. Ma lo diamo in Italia. Bene, allora a questo punto ci siamo allungati, però a questo punto ufficialmente comincia una leggera euforia.
Quindi Oh, passiamo da finalmente, un'euforia a un'altra. finalmente. E Basta, possiamo. adesso.